Buonasera, benvenuta a tutte le persone qui riunite. Io sono Erika Berselli, sono il coordinatore del Circolo Modenese dell'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti e sono responsabile eventi nazionale di WAR. Questo è il primo evento per questo 2023 ed è il primo di una coppia di eventi che abbiamo dedicato a Darwin Day e in questo caso appunto li abbiamo chiamati Darwin Days 2023. Siamo qui appunto con il dottor Carlo Sarnelli, recentemente laureato in filosofia presso l'Università degli Studi di Torino, e per questo primo evento intitolato Il bisogno di credere, un'analisi delle credenze religiose alla luce della teoria darwiniana. E il secondo evento invece avrà luogo a febbraio, che è tradizionalmente il mese in cui WAR, come molte altre associazioni nel mondo, celebra il Darwin Day, e il secondo evento si chiama invece Darwin, teorie, viaggi, false credenze, e prevede l'intervento di tre relatori che si occupano soprattutto di divulgazione scientifica e sarà più legato ai temi della storia della scienza, dell'entomologia, la figura di Darwin e le sue connessioni con Modena. Io, in quanto responsabile eventi di WAR nazionale, ho avuto il piacere il 3 di dicembre del 2022, quindi un mese fa, di organizzare e di partecipare alla premiazione dei vincitori dei premi di laurea WAR del 2022. E la premiazione si è svolta nella sede romana di WAR, in via Francesco Negri 67-69, la mattina di sabato 3 dicembre. Abbiamo organizzato un open day in cui per tutte le persone lì riunite è stato possibile anche visionare la biblioteca, guardare i libri editi dal progetto editoriale Nessun Dogma di WAR, e dalle 12 siamo andati in diretta streaming sui canali social di WAR. Abbiamo avuto almeno un giurato per ognuna delle tre categorie dei premi, perché dal 2007 WAR ha istituito il premio di laurea. Da tre premi iniziali si è passati a sei premi, quindi sono tre categorie e i due ordini, laurea triennale e laurea magistrale specialistica, e appunto il dottor Carlo Sarnelli qui presente è stato premiato nella categoria triennale discipline umanistiche. La giuria era, infatti il premio è stato conferito appunto da Raffaele Carcano, la giuria è composta da Raffaele Carcano, Mosè Viero e Giovanni Gaetani. Giovanni Gaetani fu vincitore a sua volta del premio di laurea WAR nel 2013 e ha in seguito pubblicato con il progetto editoriale di WAR Nessun Dogma il suo libro Come se Dio fosse Antani, che probabilmente molti di voi hanno presente. Un altro premiato dal premio di laurea WAR che abbiamo avuto il piacere di avere qui presente è Felice Scaringella, che è il coordinatore del circolo WAR di Barletta Andrea Trani, circolo WAR BAT, e abbiamo avuto il maggio dell'anno scorso qui per parlare di manipolazioni mentali e di sette insieme a Lorita Tinelli. Quindi, ciò detto, vi leggo anche, troverete comunque tutte questo racconto della giornata e dei premiati sul prossimo numero di Nessun Dogma, il primo in uscita per questo 2023, ma vi racconto un attimo chi sono i vincitori del premio di laurea, così avete occasione anche di conoscere com'è andata a distanza di un mese, poi dopo leggerete il resto. Vi ricordo che sulla pagina WAR del premio di laurea sono disponibili, scaricabili liberamente, tutte le tesi vincitrici di tutti gli anni, quindi dal 2007, e anche le tesi dichiarate e meritevoli di menzione, quindi anche quelle menzionate ma non vincitrici del premio. Quindi, dicevamo che appunto per Carlo Sarnelli ha vinto per la sezione laurea triennale nella categoria discipline umanistiche con la sua tesi Il bisogno di credere, un'analisi delle credenze religiose da una prospettiva evoluzionistica, ed è una tesi appunto di filosofia. E l'elaborato di Sarnelli, vi leggo la motivazione della giuria, costruito su una solida base teoretica e bibliografica, analizza in maniera chiara e concisa il paradosso del fenomeno religioso calato in un'ottica naturalistica e evoluzionista. Una volta esplicitato il concetto di meme e ricapitolato lo stato dell'arte attraverso i più recenti contributi del settore, Sarnelli dedica l'ultimo capitolo all'analisi dell'origine e della sopravvivenza della religione. Nel farlo adopera le riflessioni di due giganti della teoria memetica, nonché del New Atheism, Richard Dawkins e Daniel Dennett.
La conclusione è un quadro di insieme rigoroso e interessante, in cui la religione è concepita come il sottoprodotto di credenze e atteggiamenti non religiosi, sopravvissuto nel tempo a causa di cortocircuiti della ragione che solo recentemente, come specie, stiamo provando a interrompere. E l'altro vincitore della categoria discipline umanistiche è stato il dottor Daniele Convertino, con la sua tesi Tempo della Chiesa e Tempo dei Mercati, Ronald Reagan e il Cristianesimo nell'età neoliberista, anche questa molto interessante. E invece per discipline giuridiche ha vinto Anna Mandara, con la sua tesi Gli obblighi internazionali in materia di diritti sessuali e riproduttivi e la violenza ginecologica ed ostetrica, molto ben documentata. E invece per altre discipline, abbiamo il piacere di avere qui uno dei giurati, una new entry nella giuria di altre discipline, il professor Marcello Pinti, che è il nostro socio e ha tenuto il Darwin Day del 2022, e Emanuele Cosumano con Teorie del complotto, Covid-19 e salute, quindi anche queste tematiche molto attuali. Bene, ho il piacere di lasciare la parola a Carlo Sarnelli. Grazie. Grazie Enrica. Mi sentite? No. È acceso? L'avevamo provato prima. È acceso un po'. Mi sentite un pochetto? Anche a me sembra spento. Sì, sì, era qui. Prima era qui. Prova. 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 È risorto prima dall'altra. Prova? Sì. Ok. Fanno le pizze, così mi sentite? Va bene. Buonasera a tutti. Ringrazio di nuovo Enrica Fuar per l'ospitalità, per la disponibilità. Niente, spero stiate tutti bene, dovrò dire un sacco di cose, quindi parto velocissimo. La mia tesi appunto si chiama Il bisogno di credere, un'analisi delle credenze religiose alla luce della teoria darwiniana o della teoria evoluzionistica. Quello che ho provato a fare in questa tesi è prendere un solo punto di vista nell'analizzare il concetto di credenza religiosa. Di fatto tutto il mio percorso triennale si è svolto come un tentativo di circoscrivere l'ambito della credenza sia dal punto di vista epistemologico, quindi cosa significa credere, qual è la differenza tra credere e sapere, qual è il ruolo della credenza all'interno di un sistema di conoscenze, ma anche e soprattutto ho cercato di individuare quali fossero i caratteri della credenza religiosa, che è appunto un argomento molto complesso nel senso letterale del termine, perché la credenza religiosa può essere analizzata da un sacco di punti di vista. Per cui studiando un po' di metafisica compare il concetto di Dio come uno dei principi della realtà ed è un modo di individuare il concetto di Dio. Se si studia antropologia sociale si individuano rituali, mitologie che vengono trasmesse, che reggono insieme l'identità culturale delle varie popolazioni in cui si va a fare dell'etnografia. Quando si studia filosofia politica, la religione ha un ruolo centrale per il mantenimento dell'ordine. Quando si studia filosofia morale, la religione ha un ruolo di origine e mantenimento di quelli che sono i valori dell'etica delle varie culture. E quello da cui non si scappa è che evidentemente c'è qualcosa che sembra il concetto di Dio in tutte le culture. Quindi possiamo applicare il concetto di religione anche a cose che di fatto sono molto diverse dalla religione per come la conosciamo noi occidentali, quindi le religioni organizzate, monopoli delle grandi organizzazioni, ma di fatto quello che ho voluto fare in questo
percorso, che poi è diventata la mia tesi, era individuare il punto di vista biologico, ossia com'è possibile che sussistano delle credenze riguardanti qualcosa che sembra essere in contrasto con tutte le altre conoscenze che abbiamo. O meglio, da un certo punto di vista le rende coerenti tutte le altre cose che sappiamo, ma da un altro punto di vista, soprattutto dal punto di vista empirico, dell'esperienza di tutti i giorni, stiamo parlando di concetti molto molto astratti. Quindi com'è possibile che riescano o siano riusciti a tenere insieme tutta la nostra conoscenza per così tanto tempo? Ebbene, mi è sembrato che dal punto di vista evoluzionistico fosse molto più facile provare a dare delle risposte al riguardo. Quindi comincio col dire che questo percorso che vado adesso a esporvi è comunque parziale, perché per analizzare che cosa sia una credenza in generale e anche cosa sia una credenza religiosa serve, a mio avviso, l'ottica più multidisciplinare possibile. Bisogna guardare da tutti i punti di vista, perché il valore di questo concetto è davvero molto complesso. Quindi oggi facciamo un giro in quella che dovrebbe essere chiamata naturalizzazione della cultura, ossia quell'attitudine metodologica atta a spiegare l'origine e il funzionamento della cultura umana facendo esclusivamente ricorso a cause naturali e più precisamente alla teoria dell'evoluzione per selezione naturale. Di questo si parla quando si parla di evoluzionismo culturale, fondamentalmente l'applicazione della teoria evoluzionistica a quelle che sono le manifestazioni culturali, diciamo si cercano quelle più universali, in modo che la teoria dell'evoluzione, visto che ci consideriamo tutti esseri umani al di là delle differenze culturali, la teoria dell'evoluzione dovrebbe individuare quei caratteri universali della specie umana su cui, che nonostante siano culturali, possono essere spiegati tramite la selezione naturale. L'idea di tutto questo percorso in realtà è partita dai primissimi giorni della mia triennale, perché nel mio primo esame di filosofia un libro a scelta che io scelsi perché ero curioso proprio dell'ambito sociologico in generale era il libro scritto da questo signore qua, il dottor Edward Osborne Wilson. Il libro si chiama La conquista sociale della Terra, e in questo libro Wilson è un entomologo, quindi si occupa del comportamento e dell'etologia degli insetti, però è diventato famoso per la sua teoria sociobiologica, che fondamentalmente è l'applicazione della teoria darwiniana ai comportamenti sociali umani. Questa teoria ha ricevuto molte critiche perché Wilson cercava di ridurre, di far capire come sia possibile ridurre tutti i comportamenti in definitiva all'azione della selezione naturale. Se sussiste un comportamento non può non essere compatibile con il vaglio della selezione naturale. Ha ricevuto molte critiche perché, con un esempio veloce, se immaginate che io posso dire che il razzismo, se esiste, se è diffuso, è perché c'è la selezione naturale, sembra quasi che io lo stia giustificando, perché se io voglio essere un naturalista e dico ok, il razzismo si può giustificare, si può spiegare con l'evoluzionismo, quindi non è sbagliato, di fatto questa critica è infondata, perché spiegare una cosa è diverso da giustificarla, e Darwin lo sapeva bene, tra l'altro. Wilson dice in questo libro, in cui oltre a occuparsi di sociologia delle formiche, perché di fatto quello che è l'ambito in cui lui è specializzato, l'entomologia, si occupa in generale nel libro di spiegare come gli istinti sociali si sviluppano tramite la pressione della selezione naturale, quindi perché esistono specie che si comportano socialmente. È una domanda gigantesca, ma Wilson ricostruisce tutto il percorso quasi sino al brodo primordiale di come è possibile che l'evoluzione possa favorire in alcune specie la socialità. E in un capitolo per me molto importante, che riguarda l'origine delle religioni, a un certo punto Wilson dice: ci sono tutte le ragioni del mondo per spiegare l'origine della religione e della morale come eventi speciali nella storia evolutiva dell'umanità guidata dalla selezione naturale. E visto che c'erano tutti i motivi e che la cosa mi sembrava abbastanza interessante, ho intrapreso questo percorso. Ovviamente bisogna studiare un po' di Darwin, ma appena ci si imbatte in Darwin ci si rende conto che da quando Darwin ha iniziato a scrivere tutti hanno scritto di Darwin, ed è un gran bene, perché ad esempio in Italia abbiamo dei bravissimi studiosi che hanno scritto un libro che si chiama Nati per credere, in cui ricostruiscono i motivi per cui
la teoria evoluzionistica sia così difficile da comprendere rispetto a quanto sia facile comprendere il creazionismo. Ricostruiscono i motivi per cui tutti volevano osteggiare Darwin perché stava facendo qualcosa di rivoluzionario, ma nessuno riusciva davvero a sfondare questa teoria. E infatti Telmo Pievani in un capitolo che ha scritto in questo libro dice che quando Darwin capì di aver scoperto un meccanismo, la selezione naturale, che rendeva superfluo il ricorso a qualsiasi progetto per spiegare la nascita e l'evoluzione delle specie, compresa quella umana, fu subito consapevole che in questo modo stava contraddicendo non soltanto le credenze religiose creazioniste dell'epoca, ma anche molti modi molto comuni di pensare. Di fatto, vedremo nel corso dell'esposizione in che senso è un modo molto comune di pensare e come si sviluppa questo modo molto comune di pensare. Ma Darwin l'aveva capito sin da subito, tant'è che nelle sue lettere ai suoi amici, in una lettera del 44, quindi ancora prima di pubblicare la prima edizione dell'Origine delle Specie, dice che pubblicare quello che sta per pubblicare sarà come confessare un delitto, perché di fatto lui stesso si è formato su libri che parlano di trasformazione delle specie e di conformazione degli organismi naturali, tutti che fanno capo a spiegazioni teleologiche o teologiche, quindi che fanno riferimento a un fine dettato da Dio per il quale gli organismi hanno la funzione che hanno. L'occhio serve per vedere, banalmente. Grazie alla selezione naturale noi possiamo finalmente comprendere che l'occhio non serve per vedere, l'occhio vede, e se è ancora qui è perché vedere serve a vivere, a sopravvivere. È già molto più arzigogolato dire Dio l'ha creato per vedere, è talmente più facile, però finalmente siamo arrivati a questo. Fondamentalmente di cosa stiamo parlando? La selezione naturale, Darwin la spiega in un capitolo in cui risponde alle critiche della sesta edizione dell'Origine delle Specie del 72, dice: si potrebbe dire che esiste una forza come 100.000 funei che cerca di spingere ogni genere di struttura adattata nelle lacune dell'economia della natura, o piuttosto di formare lacune spingendo fuori i più deboli. La causa finale di tutta questa azione dei cunei deve essere quella di vagliare la struttura appropriata e adattarla al cambiamento. Qui Darwin la tocca pianissimo, perché non sta cambiando le parole che usano anche i suoi detrattori, come causa finale e struttura appropriata, ma quell'appropriazione si è associata al cambiamento, all'adattamento stesso. Cosa ci sta dicendo? La causa finale dell'evoluzione non è il raggiungimento di una forma predeterminata, di una forma perfetta, di una forma che funziona in assoluto. La causa finale della selezione naturale è solo l'adattamento. E se immaginiamo che tutti gli organismi vivono assieme e si adattano continuamente l'uno con l'altro, capiamo che non esiste alcuna forma finale da raggiungere, che nessuno ha mai scritto un progetto che nessuno sta appunto seguendo. Questa grande rivoluzione è stata colta appunto per fortuna da tutti gli studiosi, e adesso la selezione naturale, la teoria darwiniana, costituisce il centro della nostra enciclopedia scientifica a livello mondiale. Questo cosa significa? Che non si può formulare una teoria scientifica che contraddica la selezione naturale, o crolla tutto quanto. Ci stiamo basando tutti su questo, grazie a varie poi implementazioni come la genetica mendeliana e negli studi di Heisenberg abbiamo adesso una teoria della selezione naturale molto più complessa. Negli anni 70 si sviluppa una serie di filoni di evoluzionismo culturale, quindi, come dicevamo, il tentativo di naturalizzare anche la cultura, di associare la selezione naturale anche alla cultura. Richard Dawkins, appunto fondatore del movimento del nuovo ateismo, nel 76 scrive Il gene egoista, il suo capolavoro di lancio, in cui dice: bisogna cercare di insegnare generosità e altruismo perché siamo nati egoisti, bisogna cercare di capire gli scopi dei nostri geni egoisti per poter almeno avere la possibilità di alterare i loro disegni, qualcosa a cui nessun'altra specie ha mai aspirato. Cosa succede in questo libro? Dawkins è un riduzionista, si dovrebbe dire, quindi cerca non solo di attaccare la selezione naturale a qualsiasi cosa gli capiti sotto mano, ma soprattutto tenta di arrivare al fondo della selezione naturale e, seguendo quello che si può chiamare riduzionismo genetico,
lui constata che non può sussistere un cioè non esiste la sopravvivenza dell'organismo come voleva Darwin, perché di fatto l'organismo muore, però prima che l'organismo muoia si riproduce o si replica, nel caso degli organismi asessuati con riproduzione asessuata. Quello che fa la riproduzione è replicare il genoma degli organismi, quindi di fatto quello che evolve, quello che sopravvive al filtro della selezione naturale è il gene. Il gene che si identifica con la più piccola parte di cromosoma che sopravvive alla riproduzione. Quindi di fatto cosa succede? In un ambiente qualsiasi ci sono una serie di informazioni scritte sui geni che compongono un sistema di sviluppo, che informano, sono le informazioni che compongono un sistema di sviluppo. Quindi immaginate un organismo è un sistema di sviluppo nel momento in cui parte con l'embrione, inizia a utilizzare i codici genetici per svilupparsi e sviluppa questi tratti fenotipici che sono sia i tratti organici ma anche i comportamenti. Questi tratti vanno a formulare appunto l'organismo. I vari organismi quando fuoriescono, quindi quando sono nati, vanno a creare un altro sistema di sviluppo che è l'ambiente. L'ambiente di fatto non è un posto inerte in cui gli organismi sono degli utenti e usufruiscono di risorse che sono inerti rispetto a loro. L'ambiente è fatto dagli organismi e viceversa gli organismi sono plasmati dall'ambiente. Questo ciclo di sviluppo, di reciproca plasmaggio, non mi viene il termine, insomma si influenzano, non c'è possibilità che esista un organismo che non viene influenzato dall'ambiente e un ambiente che non sia fatto da organismi influenzati reciprocamente. Questo tipo di ambiente si chiama nicchia ecologica, quindi le varie nicchie ecologiche, i vari ambienti sono formati da organismi che si influenzano a vicenda. Ciò che hanno in comune tutti gli organismi, per quanto siano diversi, è che sono sistemi di sviluppo basati sul gene. Quindi il gene è la più piccola quantità di informazione che sopravvive alla selezione naturale. E solo a livello del gene, secondo Dawkins, sussiste l'evoluzione. Perché di fatto, essendo l'unica cosa che può sopravvivere alla morte, la replicazione del gene è ciò che garantisce che qualcosa di fatto resista alla selezione naturale. Come dice lui, la moneta usata nel casino dell'evoluzione è la sopravvivenza, in senso stretto la sopravvivenza del gene, ma per molti scopi la sopravvivenza dell'individuo è una ragionevole approssimazione. Cosa significa? Che i geni sono informazioni che cercano di programmare gli organismi quanto più resistenti possibili. L'organismo deve sopravvivere, quindi Darwin non aveva torto a dire che l'organismo deve avere a che fare con la selezione naturale, ma di fatto deve averci a che fare perché è stato plasmato da un gene che ha bisogno di replicarsi per andare avanti. Solo una cosa, faccio tutte queste metafore antropomorfe della serie il gene vuole, il gene ha bisogno, il gene programma, sono metafore, nel senso che il gene non ha intenzionalità, altrimenti tutto questo discorso non avrebbe senso e torneremmo al creazionismo in cui c'è un principio intenzionale che guida la selezione naturale. Quello che succede in realtà è che il gene è solo un'informazione e la vita spinge se stessa verso se stessa da un sacco di tempo, da motivi per dinamiche materiali che trascendono i motivi che il linguaggio può raggiungere, cioè di fatto non sappiamo perché ci sia tutta questa spinta, sappiamo più o meno come funziona. Quindi il gene può sopravvivere alla selezione naturale, perché? Perché è un replicatore, replica se stesso, nel senso che attraverso, ad esempio negli organismi di riproduzione sessuata, attraverso la meiosi, i geni si moltiplicano e si replicano costantemente con la riproduzione cellulare, poi attraverso la riproduzione sessuale vengono trasmessi alla generazione successiva. Quindi cosa succede? Il gene viene ricopiato alla generazione successiva, in questo senso sopravvive in quanto forma, sopravvive in quanto copia, è l'unica entità davvero in grado di sopravvivere potenzialmente per migliaia di generazioni intatta sotto forma di copie, rimane la forma nelle varie copie che si diffondono. Dawkins chiama questo tipo di entità replicatore e lo individua nel gene, ma spiega anche come grazie a questo tipo di dinamica la replicazione si possa spiegare l'origine della vita.
nel senso che nel brodo primordiale ci deve essere stata qualche molecola in grado di replicare se stessa, non nel senso che faceva uno sdoppiamento, ma nel senso che si attaccava alle risorse chimiche che stavano attorno ad essa nel brodo primordiale, tramite un legame elettrochimico replicava la sua stessa struttura, così che da una molecola ce ne fosse un'altra. Questo è tutto un processo non intenzionale, ovviamente, però di fatto lo chiamiamo replicazione. La replicazione avvantaggia le molecole o i geni a questo punto, che surclassano gli altri, i loro alleli nel caso dei geni, in longevità, fecondità e fedeltà di Dennett, e le religioni sono intese come dei sistemi sociali in cui i partecipanti affermano di credere in uno o più agenti soprannaturali di cui bisogna cercare l'approvazione, e sono una caratteristica universale umana. Come dicevamo, nonostante tutte le varie differenze, questa definizione, che è parziale, cioè questa non vuole essere la definizione definitiva di religione, però è la definizione che evolutivamente va bene per fare le nostre ipotesi di lavoro. Quindi un sistema sociale, ci sono degli agenti che credono in altri agenti, che però sono soprannaturali, e cercano l'approvazione di questi agenti. Fondamentalmente tutte le religioni possono essere attaccate a questa definizione, quindi per noi va benissimo. Visto che tutte le religioni sono così, visto che questa è una caratteristica universale, le caratteristiche universali di una specie richiedono una spiegazione darwiniana. Dovremmo chiederci quale pressione o quali pressioni selettive abbiano favorito in origine l'impulso religioso. Cosa dobbiamo cercare? Dobbiamo cercare qualcosa che ha fatto sì che la religione ci fosse utile, sia dal punto di vista genetico, perché se siamo ancora qui evidentemente nonostante la religione si vede che non ci ha uccisi, e sia dal punto di vista culturale, perché ha aiutato a implementare i valori che ancora oggi, bene o male, ci guidano, e ha incrementato la quantità di fenomeni a cui facciamo caso, perché abbiamo iniziato a far caso a fenomeni trascendentali, a qualcosa che non è empiricamente rilevante, non succede nella nostra vita di tutti i giorni, qualcosa come gli spiriti. Come è possibile che abbiamo iniziato a pensare agli spiriti, alla mente separata dal corpo, agli dei sulle nuvole? Evidentemente servono dei meccanismi cognitivi che esistono prima di quando nasce la religione, dei meccanismi che il cervello ha sviluppato evidentemente con altri scopi, però meccanismi senza i quali le credenze religiose non possono emergere. Inoltre, come abbiamo detto, devono essere importanti per la fitness degli individui che hanno questi meccanismi cognitivi, quindi fondamentalmente devono essere rilevanti per la sopravvivenza o per la riproduzione. Devono avere a che fare con altri agenti, quindi devono essere i meccanismi socio-cognitivi, esattamente come quelli descritti da Rosalia Conte prima. Il filtro di credenze e obiettivi è un meccanismo, è un'architettura cognitiva, è un meccanismo cognitivo, e devono essere tipici degli esseri umani. Qui semplice, perché devono essere tipici degli esseri umani? Perché il nostro cugino qua, che si sta facendo un sacco di domande, non c'era la religione, quindi probabilmente noi abbiamo questi meccanismi cognitivi molto più sviluppati degli altri esseri viventi. Quindi la domanda da porsi è: quale fu il retroterra psicologico in cui la religione al principio mise radici? Ogni passo innovativo dovette in qualche modo pagare per sé nell'ambiente esistente, nel momento in cui si presentò, per la prima volta, indipendentemente dal ruolo che esso avrebbe avuto più avanti in altri ambienti. Qui sta dicendo, ci deve essere stata un'architettura psicologica su cui la religione si è attaccata, una serie di meccanismi psicologici che ci servivano per sopravvivere e grazie ai quali si sono sviluppate queste credenze che di fatto non ci servono a sopravvivere, almeno nell'ambiente naturale in cui invece questi meccanismi cognitivi già sussistevano, già avevano la loro funzionalità. E quindi di fatto la religione in questo modo si va a configurare come un prodotto indiretto di meccanismi evolutivamente utili. Nell'analisi dell'origine delle religioni, sia di Dennett che di Dawkins, compare lo stesso punto di partenza, che è questo. L'HADD system,
Hyperactive Agent Detection Device, un meccanismo cognitivo teorizzato da Justin Barrett, uno psicologo evoluzionista, nel 2000. Entrambi, Dawkins e Dennett, utilizzano questa nozione per iniziare a parlare di come si formula una credenza. Che cos'è fondamentalmente? Questo sistema è un modulo cognitivo preposto al riconoscimento di agenti. Immaginate di essere nel bosco di notte e sentire un rumore improvviso provenire dalle vostre spalle, vi girereste di scatto probabilmente. Anche se siete tranquilli, vi girereste di scatto lo stesso, perché il vostro cervello ha innescato un meccanismo di difesa, di allarme, che è questo HADD. Fondamentalmente serve a intervenire prima che sia troppo tardi, quando si percepisce un rumore strano, un movimento strano, come se ci fosse un agente. Perché agire come se ci fosse un agente è meglio che non agire come se ci fosse un agente e poi l'agente c'è. Cioè, la differenza tra vita e morte in ambiente naturale la fa questo tipo di soluzioni, che sono evoluzionisticamente le più vincenti, tant'è che se ci pensate anche un anemone ha questo meccanismo, che quando gli passate l'acqua davanti, quando passate la mano davanti si ritira, qualsiasi mollusco ha questo meccanismo. Quindi da qui parte, questa deve essere la nostra base evolutiva per spiegare come è possibile che ci inventiamo degli agenti soprannaturali in cui credere e di cui cercare l'approvazione. Un'altra cosa è che, essendo noi animali molto più complessi, molto più socialmente complessi, noi, alcuni nostri cugini come gli orangutani e i scimpanzé, sviluppano l'atteggiamento intenzionale, che fondamentalmente è un modulo cognitivo per l'attribuzione di stati mentali ad altri agenti. Invece di semplicemente capire se c'è una persona che si muove, un predatore che si muove, una preda che ci passa davanti o meno, questo modulo serve all'attribuzione di stati mentali agli altri. Quindi serve ad esempio a decifrare le emozioni, a decifrare la tensione. Immaginate di stare in una battuta di caccia e dover capire se la preda che state inseguendo è tranquilla e potete tentare di avvicinarvi, approcciarvi, oppure se è già sull'attenti e dovete aspettare. State già tentando di attribuire uno stato mentale, mentre molti animali, anche predatori, si basano fondamentalmente su calore e movimento. Noi che siamo animali molto molto più complessi socialmente, perché siamo sopravvissuti grazie alle nostre capacità sociali, abbiamo sviluppato un alto livello di uso dell'atteggiamento intenzionale, così alto che alle volte ci manda addirittura fuori strada. Perché come dice Dennett, ciò che comincia come un utile lusso, che in un mondo in rapido movimento ti garantisce un margine di vantaggio, ha un modo tutto suo di trasformarsi in una necessità. Dopo un po' che l'atteggiamento intenzionale ha fondato tutta la nostra capacità di stare al mondo, perché solo grazie all'organizzazione sociale, alla cooperazione, siamo riusciti a stare ancora in vita in questo mondo, è diventato talmente necessario che lo applichiamo anche dove non vorremmo. E adesso ci pensiamo tutti, cioè ci pensiamo, siamo di fatto in un mondo popolato non solo di corpi umani in movimento, ma di persone soggette a ricordi, dimenticanze, pensieri, speranze, un mondo di villani, imbroglioni, prepotenti e traditori, alleati e nemici. Sono tutte caratterizzazioni, se ci pensate, sociopolitiche in un certo senso, anche economiche. Cioè, le persone per noi sono di fatto relazioni sociali. Non ci vediamo più solo come organismi che convivono e utilizzano le stesse risorse, siamo proprio pacchetti di relazioni. Questo ci ha tenuto in vita e quindi questo è stato ciò su cui abbiamo puntato di più in assoluto. Tant'è che anche Blackmore suggerisce di poter spiegare il linguaggio umano tramite la selezione memetica. Nello specifico, l'articolazione dell'atteggiamento intenzionale attraverso la comunicazione verbale non affina soltanto la sensibilità, la discriminazione e la versatilità dei singoli psicologi popolari, che siamo noi, ma accresce e complica i fenomeni psicologici a cui questi prestano attenzione. Quindi l'utilizzo del linguaggio moltiplica enormemente la quantità di dettagli emotivi che noi possiamo comunicare e quindi di conseguenza aumenta la quantità, la complicatezza dei fenomeni psicologici di cui noi effettivamente siamo portatori. Iniziamo a comprendere molto di più gli altri, cosa provano, sempre più nello specifico, cosa vogliono, cosa pensano. Questo ci ha complicati tantissimo dal punto di vista socio-psicologico,
fino a che il concetto di agente, il concetto di relazione sociale è diventata più importante di qualsiasi altro tipo di percezione. È come se avessimo l'HADD, che è un sistema iperattivo di riconoscimento degli agenti, che ci permette di vedere agenti, di percepire movimenti come se fossero fatti da agenti anche se non lo sono. Allo stesso modo l'atteggiamento intenzionale è diventato iperattivo, è diventato in un certo senso disfunzionale in senso positivo, ed ha iniziato a farci vedere agenti dove non ci sono. Pensate al sogno. Il sogno è questa vita senza corpo in cui noi abbiamo a che fare con altre persone, in cui abbiamo conversazioni che non sono mai successe. Noi diamo, anche gli altri animali sognano, certo, ma anche sul sogno si sono costruite un sacco di favole e mitologie che sono diventate importanti culturalmente, proprio perché questo concetto di vita senza corpo riflette il fatto che per noi è più importante la gentilità che il corpo, è più importante l'intenzione che non l'essere un organismo. In un altro senso, la morte è un corpo senza vita. Pensate a quando subiamo un lutto, bisogna immediatamente rivedere le nostre abitudini intenzionali, nel senso che una persona su cui noi abbiamo costruito tutta una serie di abitudini composte semplicemente dalla nostra relazione con questa persona, il bene che gli vogliamo, le cose che abbiamo fatto insieme, le cose che siamo abituati a fare insieme, devono essere riviste. Non c'è più tutto quel sistema intenzionale, deve essere buttato tanto quanto il corpo, che di fatto è un pericoloso, è una pericolosa fonte di malattie. Questo l'avevano capito già i nostri antenati. I rituali di sepoltura di fatto non sono che tentativi di mantenere questa vita in giro, perché per noi che rimaniamo vivi è importante che rimanga in giro, perché noi abbiamo bisogno di rapportarci con quella gentilità. I numi, ossia le divinità della natura, sono fondamentalmente l'attribuzione di intenzionalità ai fenomeni naturali. Ci servono per tenere a mente i fenomeni naturali, per dargli una risposta superficiale che non ci angosci. Così che un terremoto, un vulcano, se viene spiegato con l'intenzione di un agente, può far meno paura piuttosto che non venire spiegato affatto, che diventa imprevedibile, intoccabile e lontanissimo. E questo, immaginate in un mondo misero come quello che deve essere stato, quello da cui veniamo come ominidi, non doveva essere irrilevante se siamo arrivati fino a qua con queste cose ancora in testa. Stessa cosa gli antenati. Gli antenati sarebbero i nostri genitori trapassati a cui ci rivolgiamo per avere delle informazioni strategiche, per avere informazioni sociocognitive ancora che riguardano il nostro ambiente sociale, informazioni che ci aspettiamo che loro possiedano. Insomma, tutte queste sarebbero disfunzioni dell'atteggiamento intenzionale, che è talmente pervasivo che non ci dà spazio per altre spiegazioni, almeno è riuscito a pervadere anche qualsiasi spazio in cui non c'era nessun'altra spiegazione. Quindi io mi sono fatto tutte queste slide su quella linea. Comunque qua Dennett spiega appunto che dobbiamo rivedere tutti i nostri abiti di pensiero quando subiamo un lutto, per adeguarci a un mondo che non comprende più uno dei tanti sistemi intenzionali a noi noti, e quindi godiamo in un certo senso, ci fa piacere tenere in vita la memoria dei defunti, perché per noi è importante mantenere in piedi quel sistema intenzionale, perché è attecchito nel nostro cervello. Gli antenati, questa è una bella frase, dice: cosa diremmo se esistessero agenti capaci di avere accesso a tutte le informazioni strategiche, quindi a chi sono i nemici, chi mi sta nascondendo cosa. Un simile essere, nei termini di Boyer, un agente che ha accesso a ogni cosa rilevante in ambito sociale di fatto, sarebbe una combinazione capace di catturare la nostra attenzione. Cattura la nostra attenzione perché è una spiegazione intenzionale, cioè noi ci immaginiamo un agente a cui poterci rivolgere per avere informazioni che di fatto non potremmo avere mai. Come si fa a rivolgersi a queste persone? Con la divinazione. Quindi vedete uno sciamano del Camerun che fa un rituale nigga, mi pare, in cui mette dei granchi in una scatolina e vede come muovono dei pezzi di coccio. In base a come muovono i pezzi di coccio, lui interpreta il volere degli antenati o degli dei. Questi tipi di divinazione fondamentalmente servono
ad alleviare il fardello legato alle decisioni difficili della vita. Perché di fatto pensare di poter comunicare in questo modo, se Lévi-Strauss parlava di efficacia simbolica quando si vedono questi fenomeni in antropologia, cioè se noi davvero crediamo è perché la nostra cultura ci comunica che queste cose funzionano, quelle cose poi funzionano. Non nel senso che il Signore comunica con i suoi antenati, almeno questo non posso dirlo io, però nel senso che se per lui questo è un buon modo di prendere decisioni, allora per lui sarà efficace, quindi sarà valido, e lo trasmetterà perché è valido in questo senso, nel senso che lo fa stare meglio. Vedete, di nuovo, l'atteggiamento intenzionale guida i fenomeni culturali, e l'attecchimento psicologico si basa solo su come ci fanno stare le cose. Se una cosa si accorda bene con le nostre credenze, i nostri obiettivi, non importa quale sia il suo valore di verità. Questo è un libro di Julian James, che è uno psicologo che negli anni 70 scrive Il crollo della mente bicamerale o L'origine della coscienza, che dice: ai tempi dei nostri antenati non si poteva neanche sospettare che certi eventi fossero del tutto casuali. Ogni cosa era ritenuta un indizio di qualcosa, se solo riuscivi a capire che cosa. Quindi attraverso spiegazioni teologiche o la divinazione in questo caso. È interessante notare che non si poteva neanche sospettare che certi eventi fossero del tutto casuali. Ricorda molto le argomentazioni dell'argomento del disegno, per cui l'occhio è fatto per vedere, argomentazioni che facevano i biologi all'inizio dell'Ottocento, su cui Darwin si è formato, argomentazioni che Darwin aveva paura di uccidere attraverso la selezione naturale, e sarebbe il caso di dire viva Dio che l'ha uccise, perché evidentemente stare sempre alla ricerca di qualcosa che non si sa che cosa sia poteva essere abbastanza stressante. Quindi, in conclusione, quello che abbiamo visto è che come animali abbiamo dei sistemi di riconoscimento degli agenti che ci permettono di agire come se ci fossero degli agenti anche se non ci sono, e ci serve per sopravvivere. Quindi questo meccanismo di fatto rimane in piedi per questo motivo, aumenta la fitness. Come esseri umani abbiamo sviluppato l'atteggiamento intenzionale pervasivo o iperattivo, che si infila con le sue spiegazioni intenzionali ovunque ci sia uno spazio lasciato vuoto dalla nostra capacità di comprendere le cose. La cultura umana in generale, questo ambiente dominato dalla selezione di questi tratti che ci trasmettiamo, è l'ambiente in cui ci sentiamo più al sicuro, di sicuro più al sicuro che in una foresta da soli, e dette canoni di orientamento nel mondo, ossia ci dà un senso. Il senso è sempre qualcosa di intenzionale. Se ci pensate, l'intenzione verso qualcosa, il senso è verso qualcosa. Questa direzionalità guidava anche le spiegazioni pre-evoluzionistiche della formazione degli organismi. C'era un'intenzione, c'era un progetto, perché altrimenti non si spiega come mai si funziona. E quelle erano considerate spiegazioni scientifiche prima di Darwin. Le culture particolari, poi all'interno della cultura umana, danno dei determinati canoni di orientamento. Quindi all'interno di una cultura particolare si condividono credenze e obiettivi, e si formano delle etiche, degli ethos, quindi delle particolari leggi di orientamento del mondo. In tutte le culture particolari vincerà sempre il meme che dà un orizzonte di senso intenzionale. Quindi Dio è un meme vincente fondamentalmente perché dà un senso intenzionale a cose che non hanno intenzione. La selezione naturale sfonda il meme di Dio perché di fatto riesce a spiegare qualsiasi fenomeno inizialmente naturale e poi di fatto anche mentale, visto che la nostra mente si formula nella natura, è natura. La selezione naturale sfonda il meme di Dio perché va a inserirsi in tutti quei luoghi, in tutti quei luoghi in cui il meme di Dio come senso intenzionale aveva, si era infilato, aveva attecchito. E quindi grazie Darwin, dovrei dire, ma prima di ringraziare Darwin vorrei ringraziare anche De Martino, che scrive questa cosa in Furore Simbolo Valore: il sacro non costituisce un'esigenza permanente della natura umana, ma una grande epoca storica che in direzione del passato si perde nella notte delle origini e che giunge fino a noi, eredi della civiltà occidentale. Ma per amplissima che sia questa epoca, è certo che ne stiamo uscendo e che il suo tramonto si sta consumando dentro di noi. Speriamo, direi, a De Martino, di fatto sembra che siamo nell'epoca del nichilismo, quindi sta andando abbastanza bene.
Quindi grazie Darwin, grazie Martino e grazie a tutti voi dell'attenzione. Il titolo della tesi ci aveva inviato fra le varie tesi che stavamo raccogliendo appunto per il cambio di laurea 2022. Ho immediatamente pensato che potesse essere interessante un invito per il Darwin Day, però devo dire che non aspettavo una simile riflessione, una vera e propria celebrazione della multidisciplinarità, che credo che abbia toccato anche diverse tematiche che abbiamo affrontato anche di recente in altri eventi. Guarda, ad esempio penso al tema di come riassorbire il lutto all'interno di un contesto sociale che abbiamo visto con il professore di antropologia Simone Ghiaroni lo scorso anno, ma anche un po' il discorso sulle teorie del complotto, no? Quando si parlava della Conte e quindi di come anche certe per l'asservimento ad un determinato gruppo di credenze, no? L'una non debba confliggere con l'altra, si tende a fare un po' l'all-in in un banchetto, diciamo, in cui si prende tutto ciò che non è conflittuale e quindi un corpus di credenze anche nefasto in una certa maniera, e che abbiamo trattato ad esempio con Felice Scaringella che ho citato prima. Quindi credo che abbia aperto davvero un sacco di quesiti e chiuso molti pochi, ma questa è la bellezza di questo esatto. Quindi lascio spazio alle vostre domande, grazie. Coraggio, non siete timidi. Tra l'altro della teoria del complotto parlava il ragazzo che ha vinto per... Chissà che non ci sia occasione di invitare anche lui, e chiaramente ci teniamo moltissimo a che ciò accada nei vari circoli, mettere in contatto i vari circoli con i vincitori e menzionati magari anche nella prossimità, no? della loro zona, ma non è detto perché... Carlo appunto viene da Rivoli, ma in ogni caso magari si ha a disposizione una persona che ha svolto un percorso interessante, se si vuole parlare di un tema, perché non fare incontrare questo bisogno e chi lo può risolvere a livello di circoli e organizzare conferenze come quella di questa sera. Quindi, prego. Posso? Certo. Grazie. Nel corso della tua esposizione ci hai parlato di come la consapevolezza morale delle nostre azioni sarebbe correlabile con l'evoluzione, ma sia Richard Dawkins a partire dal 1976, ma in particolare nel lavoro del 2006 di Gordon Lucian, che più recentemente nel 2009 Steven Pinker con un testo che si chiama The Better Angels of Our Nature, Why Has Violence Declined, in italiano lo tradotto semplicemente come il declino della violenza, e ci spiegano che sarebbe moralmente disdicevole basare le nostre scelte sulle dinamiche della selezione naturale. Dawkins sottolinea nella gran parte dei suoi testi, faccio in particolare riferimento a due testi, uno del 1986 e uno del 1996, 86 si chiama The Blind Watchmaker e 96 l'Orologiaio cieco, per dire, e 96 Climbing Mountain Improbable, che in italiano hanno tradotto come alla conquista del monte improbabile, ci spiega in questi testi che avanza l'ipotesi che non la natura va studiata sì, ma non per fondarci l'etica o il diritto che discende dall'etica. Un'altra cosa che non ho capito benissimo, ma quando parli di processamento, intendi dire elaborazione? Ti rispondo prima a questa seconda. Quando la Conte parla di processare un obiettivo, significa che tu immagini un processo. Cioè deve capire se quell'obiettivo è giusto o sbagliato, se è buono o cattivo,
se vuole acquisirlo, adottarlo e quindi perseguirlo oppure no. E per processo si intende il fatto che l'obiettivo deve passare attraverso questa architettura, quindi deve vedere se l'obiettivo si accorda con le sue credenze, con i suoi altri obiettivi. Immagino, la gente è sempre autonoma, quindi gli obiettivi devono riguardare sempre in qualche modo se stesso, devono sempre favorire lui stesso in qualche modo. Poi va bene, ci sono cose che tu saprai benissimo, ci saranno cose come la King Selection che ti mettono nella posizione di fare anche il tuo stesso male per favorire qualcun altro, ma sono molto dubbi i meccanismi con cui queste cose succedono. Spesso sono meccanismi morali più che meccanismi evolutivi. Comunque la processazione di un obiettivo è proprio quello, cioè metterlo al banco degli imputati e vedere se è acquisibile, quindi se è buono oppure no. La prima cosa che hai detto è molto interessante e mi ci sono scontrato con questo argomento quando ho studiato filosofia della biologia, adesso in magistrale, perché la mia professoressa, che poi è la mia relatrice, ci ha passato alcuni articoli, tra i quali ce n'era uno di una signora che provava a giustificare il femminismo su base evolutiva. E dice, ma perché? Cioè, mi sembra che state, come hai detto tu, stessa cosa, sostituendo la selezione naturale, la natura, lo stato naturale, a Dio, senza fare nessun progresso. Anche perché, appunto, vai a costruire una morale sulla selezione naturale. Però c'è un'altra cosa, sono d'accordo su questa cosa, non si deve costruire l'etica replicando le dinamiche della selezione naturale, né additando lo stato di natura come ciò a cui dobbiamo ispirarci, quello che è giusto per noi, perché non siamo ingenui come compianto Rousseau, ma soprattutto sappiamo adesso quanto la nostra natura faccia schifo, quindi seguire la nostra natura, ancora si può distinguere natura e cultura, io uso un po' questi termini ma non ci credo più tanto nella distinzione, però di fatto quello che ho pensato quando hai detto questa cosa è questo: la morale può affacciarsi alla selezione naturale in questo senso. Se noi siamo riusciti ad arrivare al concetto di specie e qualcuno è riuscito a farci capire che noi siamo tutti la stessa specie, tu immagina che potenzialmente che morale potremmo fondare. Cristo ha fatto un tentativo, diciamo che gli è andata male. Ovviamente io sono ateo, mi tiro sulle sono ateo, scusate, ops, vabbè. No, nel senso, il fatto di dire siamo tutti uguali è una conquista evolutivamente parlando, perché se ci pensi tutte le specie mirano a far progredire i loro geni, però lo fanno nelle loro piccole comunità, quindi i geni di una piccola comunità andranno avanti per fatti loro, non si mischieranno mai tanto e quindi rimarranno sempre lente come evoluzione, mentre noi abbiamo la possibilità di sentirci tutti la stessa cosa, che possiamo scambiarci tutti informazioni materiali e culturali, e questo ci rende evolutivamente molto più forti. Ora, da un lato uno può dire, ah, siamo forti, allora in senso nicciano facciamo una morale naturalista nel senso volontà di potenza. Dall'altro invece puoi dire, noi abbiamo raggiunto la consapevolezza di dire, siamo tutti una specie, proviamo a fare il bene di tutta la specie, ad evolvere tutti insieme, fondare una morale su questo. Laddove la selezione naturale è adesso anche in mano nostra, a maggior ragione perché capiamo che la cultura è una selezione, qualcosa su cui noi possiamo fare selezione, e fare morale non è altro che fare selezione memetica, razionale, cercare il giusto mezzo, cercare il buono, non è altro che una selezione tra vie possibili, quindi di fatto è una dinamica selettiva, bisogna saperla fare. Grazie. Una cosa che mi incuriosiva molto era l'aspetto culturale, no? E anche la dinamica della religione. Spesso anche in tradizione marxista viene vista come la religione è uno strumento di potere, quindi la gestione politica della credenza religiosa, eccetera. Da questo punto di vista ci sono studi che hanno visto l'aspetto memetico del rapporto tra politica e religione, perché ci sono tutta una serie di dinamiche sociali e politiche che tendono a far sviluppare un certo tipo di credenza per ragioni di gestione del potere.
ci sono anche delle analisi, immagino, su questo aspetto più, come dire, politico della trasmissione dei valori culturali di un certo tipo? Sì, di fatto, come dicevo, i testi di Dawkins e Dennett si occupano della religione, del concetto di Dio, del concetto di credenza su più punti di vista, e non mancano di toccare l'aspetto politico, anche perché loro sono molto impegnati politicamente, soprattutto sono impegnati nella diffusione di idee illuministe, democratiche, eccetera. Io nella mia tesi ne parlo solo un pochino nelle conclusioni, facendo accenno al fatto che cose come i poteri dittatoriali, i poteri come dire, autoritari, hanno sempre fatto a braccetto con idee come il creazionismo, perché di fatto se ci pensiamo, durante l'illuminismo nasce la possibilità di un materialismo serio, quindi di poter dire si possono spiegare le cose senza il concetto di Dio. Perché succede? Perché gli illuministi erano la classe borghese interessata a tirare giù il re di Francia che governava con diritto divino, quindi provare a fare delle spiegazioni naturalistiche, materialistiche, aveva una doppia valenza: una che era un progresso verso i suggerimenti della nuova scienza empirica che stava nascendo, l'altro era tirare giù il potere divino e politico, potere politicamente divino del re. Quindi i memetisti, che sono tutti figli di questo filone, ovviamente ne parlano. Io ne ho parlato poco proprio perché è già molto difficile fare questo discorso solo dal punto di vista delle scienze cognitive. A me interessava molto cercare di comprendere come è possibile che la mente crei e gestisca questo tipo di informazioni, come si comportano queste informazioni a confronto e in rapporto a tutte le altre informazioni che abbiamo. Però di fatto sì, nei due testi divulgativi del 2006 sicuramente si occupano anche di come la religione faccia un rinforzo, abbia un rinforzo da parte soprattutto delle politiche autoritarie. Volevo chiederti una cosa, almeno un punto che dal mio punto di vista stride in questa. Nel libro che citavi il mito, quello di Vallortigara, Pievani e Girotto, Nati per credere, secondo me si dice, e in generale anche a partire dal fatto che l'idea del soprannaturale sembra un universale umano, presente quindi evidentemente dall'inizio della specie umana, mi sembra che l'elemento legato al bisogno di credere di cui si parla sia un elemento più di natura cognitiva che non di natura culturale, cioè intrinsecamente legata, vogliamo dirlo in termini fisicalisti come dice qualcuno, alla struttura del cervello umano e al modo in cui noi vediamo il mondo attorno, piuttosto che alla diffusione di un'entità culturale che possiamo vedere come un meme che si diffonde, come dicevi all'inizio, in maniera separata, per così dire, con meccanismi di selezione separati rispetto ai meccanismi di selezione naturali darwiniani, con lo stesso processo ma in maniera indipendente. Se, come dicono Vallortigara e Pievani, la necessità di credere nasce sostanzialmente da come è fatta la nostra testa, il nostro cervello, e quello ci viene da una fase preculturale, come questo si, come dire, va insieme, quindi la necessità di credere, la necessità di Dio è sostanzialmente biologica, tra virgolette, cioè puramente neurocognitiva, come questo si accorda con l'idea che lei oppure descritta tu, per il quale Dio, per dirlo in termini molto semplici, è un meme, quindi un elemento puramente culturale. Ecco, questo intendo dire. Perché le due cose appartengono a mondi separati, per come ce l'hai detto all'inizio. No, però sì, allora hai ragione, forse in certi punti non spingo abbastanza, perché per far capire come la selezione memetica, quindi la trasmissione di informazioni culturali, viaggi indipendentemente. Quando viene trasmessa un'informazione culturale può attecchire indipendentemente dal vantaggio che ha per i geni.
Tuttavia questo non vuol dire che l'evoluzione culturale e l'evoluzione genetica non siano a contatto, anzi, coevolvono geni e memi. Non mi sono dilungato troppo su questa cosa, però di fatto la spiegazione della massa del nostro cervello, che ci permetterebbe tutta questa grande facoltà linguistica e comunicativa, viene fatta da Blackmore in questa maniera, cioè i memi dei significati linguistici, dei significati emotivi, quindi delle relazioni sociali complesse, compreso il linguaggio, fanno sì che il cervello venga selezionato a sviluppare, cioè venga spinto a selezionare maggiormente quelle aree che funzionano per quelle funzioni, no? Cioè, se il linguaggio diventa importante per rimanere vivi in un mondo sociale, allora i cervelli saranno sempre più bravi a parlare. Se la psicologia popolare diventa sempre più importante per non farsi ammazzare, per fare affari, per fregare gli altri, eccetera, allora saremo sempre più bravi a capire gli altri e a fare queste due cose. Le due cose coevolvono, tant'è che il mio cervello è probabilmente scarsissimo a capire come orientarsi in una foresta totalmente sconosciuta in cui potrebbero esserci predatori. Magari mio cugino scimpanzé lo metti, se lui ha vissuto tutta la vita in una foresta, nella sua è bravissimo, lo metti in una che è diversa, però più o meno sa gestire. Io ho vissuto tutta la vita in Italia, però mi butti, che ne so, in Francia e dico più o meno qualcosa, so cos'è un negozio, per dire. Il mio amico scimpanzé non lo so se sa cos'è un negozio, ma io non saprei fare quello che sa fare lui nella foresta. Quindi fatto, il problema è questo, l'ambiente culturale non è separato dalla natura. Semplicemente le informazioni all'interno dell'ambiente culturale viaggiano e attecchiscono per motivi che non sono dipendenti dal loro valore per i geni. I geni però i geni vengono selezionati in base a questi memi e di fatto cercano di selezionare anche i memi, nel senso di non farsi ammazzare, cioè mantenere l'istinto di sopravvivenza che fa sì che non si diffondano memi che fanno sì che ci ammazziamo tutti quanti, perché se un giorno si diffonde tantissimo il meme ma quanto è bello farsi un grammo di crack a testa e morire, poi non c'è più l'umanità, e quindi questo meme è difficile che si sparga così tanto, ci sarà sempre una grossa fetta di umanità che è riluttante a fare questa cosa. Poi comunque sono molto scettico nel dire che il bisogno di credere sia una necessità cognitiva, naturale, biologica. Io penso che il bisogno di credere sia qualcosa che noi sviluppiamo perché abbiamo bisogno di capire le cose, abbiamo bisogno di interpretare le cose. La cosa che volevo passare con questo discorso è che noi siamo molto bravi a interpretare le cose come se fossero fatte apposta. Perché interpretare le cose come se fossero fatte apposta per noi è più facile, ci dà tranquillità. C'è uno studio di una signora, si chiama Deborah Kelleman, si chiama Perché i bambini sono intuitivamente teisti, che cerca di spiegare, fa vedere con degli studi empirici, lei è una psicologa evoluzionista, fa vedere come i bambini spiegano le cose con la loro funzione. Poi faceva Bailey nel 1802, però senza sapere niente di ideologia. Spiegano il sasso, spiegano la montagna, perché c'è una montagna, perché deve fare ombra, perché c'è il vento, perché deve fare aria, perché c'è l'acqua, perché gli animali hanno sete, e queste cose qua. È vero che siamo stati sviluppati così anche dalla cultura, che magari ci passa questi significati, e tanto dalla natura che magari ha fatto sì che per noi l'utilità degli oggetti fosse più importante della loro genesi ontologica, se vuoi, e questo ha permesso ad esempio il grande sviluppo tecnico che abbiamo, perché se tu quando guardi un bastone, prima di vedere un pezzo di legno di frassino che ha 6 mesi, vedi un bastone con cui picchiare qualcun altro, allora diventi forte tecnicamente. Però questi memi devono essere trasmessi, il bisogno di credere è la stessa cosa, è un bastone. È una funzione che noi utilizziamo in quel modo lì, perché utilizzarla in quel modo lì ci serve a sopravvivere, ma perché noi siamo fatti così, siamo sopravvissuti grazie alla nostra capacità culturale. Non significa che la credenza è una necessità
della nostra natura. Infatti io ho messo De Martino alla fine perché capisco che possa sembrare così, ma De Martino era nel 64, non aveva niente a che vedere con i biologi, era un filosofo, uno storico, però un grande studioso di filosofia della religione. Lui dice: mi dà fastidio che la gente pensi che credere sia una necessità umana, perché è evidente che è parte di un'epoca, c'è stato un prima e ci sarà un dopo, e questo ci dà speranza in un certo senso, speranza più che altro perché significa che non siamo condannati, non sostituiremo a Dio la selezione naturale, non abbiamo fatto il trucco parrucco, stiamo cercando veramente di disincagliarci da questa roba. Sarebbe bello fosse solo una questione di sostituirsi, no? Non siete d'accordo? No, io non... proprio quello che si dice sui bambini mi porta a pensare che non penso che sia una necessità quella di credere, penso che sia uno dei tanti residui evolutivi della specie umana che non è necessario alla sopravvivenza, ma che sussiste come sottoprodotto del modo in cui la pressione selettiva ci ha portato a costruire il nostro essere in termini cognitivi, cioè il modo in cui vediamo il mondo attorno a noi, lo interpretiamo, tra, appunto, in termini di intenzionalità, come fanno i bambini, che attribuiscono intenzione a il sasso cade perché voleva cadere, quello, per così dire, è che ha dei vantaggi reali in termini evolutivi, in termini proprio biologici, ha dei innegabili vantaggi, ha come sottoprodotto, tra virgolette, il fatto che crediamo anche a cose che non sono utili, tra virgolette, in senso evolutivo, perché credendo non è, può esserlo in strutture sociali complesse, ma non porta un vantaggio immediato di sopravvivenza della foresta, mettiamo così. Comunque, quello che volevo dire è che dal mio punto di vista forse il credere non è una necessità, anzi non lo è, ma è un avanzo secondario di altre necessità, cioè della necessità di attribuire intenzionalità alle cose che ci sono attorno per altri motivi, non per credere al soprannaturale. Questo mi fa venire in mente anche un'altra domanda che era legata al... ci sono delle condizioni patologiche in cui invece la capacità di attribuire intenzionalità è parzialmente compromessa, non sono patologiche, i disturbi. Per esempio i soggetti autistici spesso hanno difficoltà ad attribuire intenzionalità alle altre persone o alle cose che ci sono attorno. Mi chiedo se magari se lo sai, se qualcuno si è posto invece la domanda di vedere in queste persone come viene vissuto il soprannaturale o il... perché non so, magari se lo sai o se non lo sai, che però può essere uno spunto interessante, perché i soggetti autistici, tra le altre cose, hanno difficoltà ad attribuire intenzioni anche alle altre persone, no? E quindi a dire che cosa vuole fare lui o lei. E magari questo mi chiedevo se, per quello che ci hai detto, vorrebbe anche dire che in quel caso ci può essere una visione modificata o alterata della... No, ci sta, è una bella domanda, diciamo che... No, è solo una curiosità. No, ti rispondo subito. Se mi dice non lo so, non ho mai letto, no, non ho mai letto nulla riguardo. Più che altro per due motivi. Uno, io cerco di, come dicevo, cerco di circoscrivere, di circumnavigare e di isolare questo concetto di credenza da qualsiasi punto di vista. In effetti, la psichiatria forse è proprio uno di quelli che mi manca.